So che in tanti mi state chiedendo tutte le gamme prezzo di Mercurial, ma andiamo in ordine cronologico perché oggi analizziamo tutte le gamme prezzo della nuova Tiempo Legend 8. Come sapete bene, Nike ha lanciato la nuova generazione Tiempo Legend 8 e con sé ovviamente si porta tutte le gamme prezzo che da oggi potete trovare disponibili ovviamente su Football Motion. Abbiamo analizzato nello specifico ovviamente la gamma Elite, che è sempre la apripista diciamo di ogni nuova generazione. Andiamo sempre ad analizzare la gamma Elite, l'abbiamo già analizzata a fondo, quindi se vi siete persi quel video ve lo lascio qua in alto. Comunque, ripassando velocemente, le tecnologie principali introdotte da questa nuova generazione sono il Flyknit, il Quadfit e la suola che è rimasta praticamente la stessa, quindi le principali differenze le ritroviamo nella tomaia, con questa tomaia abbastanza texturizzata in 3D. Comunque tutti i dettagli sicuramente li sapete già, ma andiamo a vedere quali sono le differenze poi scendendo di prezzo. Come sapete bene, scendiamo di prezzo, cambiano le tecnologie e ne perdiamo qualcuna. Parliamo nello specifico partendo dalla gamma Pro. Gamma Pro che in ordine perde sia il Flyknit sia il Quadfit, quindi rimane una scarpa in pelle comunque premium di vitello, un materiale molto molto morbido, però perdiamo quelle due tecnologie introdotte dalla nuova generazione. Quindi troviamo una tomaia ugualmente molto 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 morbida, non abbiamo la linguetta in Flyknit quindi unita al resto della tomaia, ma abbiamo una classica linguetta che potrà dar fastidio perché si muoverà probabilmente in fase di gioco, ma poco male perché comunque potete fermarla facendo passare i lacci appunto nell'apposito ugello della linguetta. Come detto, perdiamo il Flyknit, ma la parte posteriore del tallone rimane comunque molto molto confortevole, ha una forma abbastanza normale come le scarpe che abbiamo imparato a conoscere magari 5 o 6 anni fa, prima dell'introduzione di tutte queste nuove tecnologie, mentre rimane molto interessante il fatto che la suola rimanga con la stessa medesima costruzione, cambia leggermente il materiale ma rimane ugualmente un materiale sia reattivo ma anche abbastanza leggero. Tiempo Legend Pro, che rimane una delle gambe Pro migliori che potete portarvi a casa per un prezzo che si aggira attorno ai 130 euro. Scendiamo di 50 euro di prezzo di listino e andiamo a parlare della Tiempo Legend 8 Academy. Anche in questo caso attenzione, perché anche nella versione Academy abbiamo pelle naturale di vitello con una qualità un pochino inferiore rispetto alla Pro, ma non è male comunque al tatto. Secondo me, fra tutte le gamme Academy che potete portarvi a casa tra tutte le Nike, la Tiempo Legend è sicuramente la migliore per costruzione, per materiali. Rimane un po' diverso la parte del tallone, diciamo che la fodera è perde molto rispetto a quello che abbiamo visto magari nell'Elite, ma soprattutto nella Pro, perché sì che in questo caso si vede che è un materiale abbastanza economico, ma non per questo non vuol dire che sia incomodo. Linguetta che anche in questo caso rimane staccata, non è attaccata al resto della tomaia, però come vedete la tomaia mantiene anche in questo caso la texture 3D. Diciamo che negli altri modelli, negli altri silo di Nike, nella versione Academy magari si perde qualcosa a livello di texture, mentre in questo caso rimane ugualmente presente anche la parte della texture 3D nella parte anteriore. Tomaia che rimane quindi quella che abbiamo visto, ma la suola come vedete bene cambia un po', perché in questo caso la suola è una FG-MG, quindi non solo si può usare in erba naturale ma anche, se vogliamo, in erbetta sintetica anche di prima generazione, quindi nessun problema se volete provare questa suola in sintetico. Come vedete la conformazione rimane molto simile a quello che abbiamo visto con Elite e Pro, però sì che il materiale in questo caso è leggermente più pesante, però vale il prezzo che costa, perché la Tiempo Legend Academy si aggira attorno a un prezzo di listino che va dai 70 agli 80 euro. Però come sapete bene, su Football Motion abbastanza spesso trovate degli sconti per fare un affare. Come sempre invece la versione Club è quella che praticamente perde tutte le tecnologie che vengono introdotte con grande forza nella versione Elite, che magari piano piano si perdono scendendo di prezzo. Nella Club praticamente le perdiamo quasi tutte, perché per prima cosa la tomaia non è più in pelle ma è un materiale sintetico che mantiene sì la stessa texture 3D, ma è più a livello estetico che a livello funzionale, perché il materiale non è più pelle naturale, né versione premium con il Quadfit e il Flyknit e nemmeno versione
pelle di vitello, che era comunque un materiale abbastanza ragionevole da trovare in gamme intermedie. Nella gamma club invece perdiamo praticamente tutto, fodera che anche in questo caso lascia praticamente un materiale abbastanza economico, anche il peso ne risente abbastanza, e la suola, come vedete bene, perde praticamente tutta la costruzione che abbiamo visto in tutti gli altri in tutte le altre gamme presto, partendo da Elite fino all'Academy. Bene o male la struttura della suola rimaneva simile, in questo caso abbiamo una suola diciamo così un po' più universale, che può essere utilizzata anche in questo caso sia in FG ma anche, perché no, in un campo sintetico. Gamma Club che, come praticamente tutti gli altri silo di Nike, si aggira attorno a un prezzo di listino di 50 euro. Queste sono quindi tutte le gamme prezzo che offre la nuova generazione Tiempo Legend. Abbiamo visto velocemente la Elite, che si aggira attorno a un prezzo di listino di 220-230 euro, la gamma Pro che costa quasi 100 euro in meno, quindi 130 euro, la gamma Academy sugli 80 euro, e la gamma Club infine diciamo si aggira attorno ai 50 euro. Queste sono tutte le gamme prezzo. Come già detto, la gamma Pro e la gamma Academy sono forse tra le gamme intermedie più interessanti che potete trovare su tutti i modelli di Nike, quindi valutateli abbastanza con interesse, perché con la gamma Pro secondo me fate un grande affare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi aspettavate queste piccolissime differenze tra magari la gamma Elite e la gamma Pro, o addirittura tra la gamma Pro e la gamma Academy. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi ci vediamo in un prossimo video.